Dunque, per una nuova presentazione, dopo esserci incontrati nel luglio scorso per la presentazione del mister Valeriano Roseto, siamo a conclusione del calciomercato, il campionato è già iniziato e tra i vari colpi che abbiamo via via presentato anche come ufficio stampa, siamo qui oggi a presentare l'ultimo grande acquisto in casa FBC. Un acquisto che probabilmente non ha neanche bisogno di una presentazione, ma noi la facciamo perché vogliamo tastare ulteriormente l'entusiasmo di Gravinis, vale a dire Antonio La Fortezza. Non sto qui a scorrere il curriculum di Antonio perché è un giocatore di prestigio, un giocatore che ha militato nella massima serie, Serie A, che ha legato il suo nome ai colori del capoluogo e che vanta una grande esperienza nei massimi campionati professionistici. Naturalmente ecco, la grinta, l'esperienza di Antonio La Fortezza ben serviranno a Roseto e a tutto il collettivo per dare quello sprint vincente di cui ci auguriamo per raggiungere i massimi traguardi. Avete visto anche il nostro presidente Giannelli, Tonino Giannelli, oltre a mister Roseto, ma questa sera siamo anche qui a presentare quello che è il main sponsor della FBC Gravina, delle nostre mani ufficiali. Infatti nella persona di Michele Gaudino sarà Isopac lo sponsor principale. È un'azienda gravinese, leader nella realizzazione di impianti e di isolanti acustici, e quindi siamo orgogliosi anche di questa presenza, perché diamo man forte a questo progetto, a questo collettivo, a questo sogno di realizzare insomma qualcosa di davvero importante, qualcosa che è iniziato 12 mesi fa con la creazione di questa società, dove 24 persone hanno deciso di mettersi insieme e di avviare un sogno. Non la facciamo lunga, io passo naturalmente la parola al presidente Giannelli per il suo saluto e poi via via agli ospiti della serata. Grazie. Buonasera a tutti. Diceva l'amico, noi stasera stiamo a presentare il nostro nuovo acquisto, e un acquisto abbiamo fortemente voluto, e quindi stiamo regalando una persona importante per la nostra piazza. Vogliamo condividere con tutta la tifoseria questo progetto di disabilità di categoria, quindi vogliamo che tutta la tifoseria ci sostenesse. Non a caso stiamo puntando a nomi eccellenti proprio per far sì che il progetto sia realizzato. La Fortezza non solo io a presentarlo, quindi il suo curriculum è abbastanza opzionante. Ha trascorso il suo passato in grandi squadre, quindi ci darà la giusta esperienza e il giusto supporto a far bene con la FBC. Che dicevo, prima mi riferivo sempre alla tifoseria. Abbiamo bisogno fortemente dell'aiuto vostro per quanto concerne gli abbonamenti e il supporto al campo, sia in maniera così fisica, perché il tifo che ci può sostenere non ci può che far fare bene, oltre all'aspetto, anche se vogliamo, economico, per dare una mano a ognuno deve fare la sua parte, dico sempre io. Sia per dal semplice tifoso che anche alle società, agli sponsor, a tutti quanti. Quindi una mano per ciò che lo sport Gravina va sempre bene. Questo ci aiuta a raggiungere gli obiettivi e le colpe di tutti. Speriamo un'annata molto positiva. E adesso passo la parola al nostro amico Fortezza. Buonasera a tutti, ringrazio a voi per la vostra presenza, ringrazio in primis il mister che mi ha voluto a tutti i costi,
e la società. Ringrazio anche tutta la tifoseria di Gravina che mi ha accolto molto bene. Non nascondo che ho avuto richieste importanti, però ho scelto Gravina perché il progetto è importante e speriamo di far bene. Poi chi mi conosce sa che non parlo tanto, quindi è meglio fare i fatti. Spero solo di far bene. Sono qui non per fare una vacanza, sono stato a casa con i miei tre figli, sono qui per dare il massimo alla società e alla piazza di Gravina. Tutto qui. Che dire, sicuramente sono contentissimo del fatto che la società abbia fatto un grande sforzo, no, per poter raggiungere un obiettivo che tutti noi speriamo. Torino Fortezza, ripeto, lo conosciamo un po' tutti. Io sono qui solo a garantire il ragazzo sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto calcistico, perché lo conosco e ho enorme fiducia, so che contributo mi può dare, ci può dare, crescere, per far crescere sia la squadra che anche me stesso, no? Visto che sono andato nelle prime armi, la sua esperienza. Quindi possiamo solo migliorare tutti quanti. Questo, diciamo, che è stato il premio che la società ci ha fatto con la vittoria di Molfetta. Sperando che già da giovedì sera magari si possa ritornare a vincere quanto prima e quindi andare avanti sempre così. Ritorno solo a dire una cosa che mi preme fortemente. Il campionato è lungo, quindi c'è da affrontare diverse battaglie. Ogni squadra contro di noi ci metterà anima e corpo, se non di più, per poter fermare la nostra marcia, no? E quindi noi dovremo essere sempre lì concentrati, attenti, anche con il vostro supporto, con il Presidente, vedere per le tribune piene, in casa e fuori, con i vostri colori, con i nostri colori, sarà sicuramente sinonimo di forza, di impegno, e quindi ci metteremo tutto per non deludere le aspettative che sono rimaste noi. Buonasera a tutti. Che dire, per tanti anni il calcio è mancato in questa città, quindi io ho avuto la fortuna di assistere a delle partite e vi devo dire che c'è qualcosa che non si compra, che è l'entusiasmo che questa città e questa tifoseria ha per questa squadra. Indossare questa maglia, lo vedrete soprattutto il nuovo acquisto, lo vedrà nel corso delle partite, vi farà, diciamo, sicuramente vi caricherà per avere, diciamo, una forza in più, un elemento in più per giocare bene, soprattutto nel rispetto delle regole. Tutto qua. Grazie a tutti. Solo per, insomma, riepilogare quelli che sono gli appuntamenti che riguardano la nostra squadra. Come sapete, giovedì c'è il ritorno di Coppa Italia contro la Fortis Murgia qui a Gravina. Noi come società abbiamo provato, credo ci siamo riusciti, dovremmo avere l'ufficialità a breve, di poter disputare il match di ritorno in serata, quindi per le 20:30, anziché il pomeriggio. Questo per proprio favorire un afflusso maggiore di gente, perché è la prima vera partita ufficiale in casa e quindi noi contiamo di avere quanto più pubblico possibile. A seguito ci saranno ben due turni casalinghi, il 21 e il 28 settembre. Noi confidiamo nella vostra partecipazione, nel vostro supporto, nel vostro passaparola anche per quanto concerne la campagna abbonamenti. Ringraziamo la vostra presenza qui, un bocca al lupo ancora ad Antonio La Fortezza, che possa dare quel valore aggiunto alla squadra di Loseto, e grazie nuovamente a Michele Gaudino per il main sponsor della maglia. Venerdì, ecco, un ultimo appuntamento, potrebbe esserci una sorpresa.
Tra bene, diciamo nel fine settimana potrebbe esserci una, quella che sarà la, la tradizionale presentazione del progetto Gradina e della squadra, ma naturalmente sui canali informativi della società, quindi sulla pagina Facebook soprattutto, vi terremo aggiornati, vi terremo informati, come anche per quanto riguarda gli aggiornamenti delle partite per chi, quei pochi speriamo, non possono vedere la partita direttamente dal campo. Noi comunque terremo sempre ad aggiornarvi, come già facciamo per anche le trasferte, con i risultati live volta per volta. Ancora grazie per la vostra partecipazione, buona serata.